La scena che ho creato è questa, la goccia di latte con la sfera a forma di biscotto che cade dentro e crea un movimento ondulatorio, oscillatorio dall'alto verso il basso. Per questa scena ho messo in campo una sfera e la possiamo vedere benissimo che è una sfera non solo in edit mode, ma anche nel fatto che durante l'animazione si vede quella poco piacevole riga in alto, questa. Dei vertici della sfera, il classico punto di incontro sopra e sotto che ha la sfera. Si vede, non è bellissimo, ma alla fine ho deciso comunque per il reel di prova, di test, di tenere questa sfera. Ho applicato un comunissimo soft body, niente di più e niente di meno, senza andare neanche a ritoccare più di tanto i setting, e mentre la sfera con la forma del biscotto ha un collision, anche questo né più né meno, senza andare a ritoccare troppo i settings. È molto carina, sì, però ecco, la cosa che non mi piace, si vedono i vertici in alto della sfera che mi fanno capire che è una sfera. Qualcuno mi ha chiesto giustamente: hai provato con altre mesh, magari con una icosfera suddivisa per vedere se non si vede il punto di incontro dei vertici e per capire se l'animazione poteva venire lo stesso con un'altra mesh? La risposta è sì, ci ho provato, ma l'effetto non è proprio quello che desidero, e adesso vi mostro il perché. Con una sfera ho questo andamento che a me piace molto, oscillatorio dall'alto verso il basso, che crea quell'effetto di blob. Adesso vi faccio vedere come può avvenire utilizzando un'altra mesh, quindi come reagisce un'altra mesh con un soft body al posto della sfera. Adesso ve lo faccio vedere. Ho fatto diversi tentativi e adesso vado ad aprire gli altri file. In questo caso ho seguito il consiglio di un utente che mi ha detto: utilizza una icosfera. La icosfera si funziona con il soft body, per carità, dipende poi dall'effetto che volete ricreare. L'ho suddivisa un paio di volte e applicato la suddivisione in edit mode, eccola qua, questa è la icosfera suddivisa un paio di volte. Come funziona a questo punto al posto della sfera? Vedete ad esempio qui, torno un po' indietro, vedete qui che effetto? Nonostante io abbia applicato anche uno shade smooth, fa questo effetto seghettato che a me non piace molto. Segue l'andamento dei vertici della icosfera e sembra molto granuloso, quindi non mi piaceva la vista come veniva, e decisamente mi piace di più nel reel originale. La icosfera per quello non l'ho utilizzata, non mi piace molto l'effetto che fa. Adesso per curiosità e per prova vado proprio ad utilizzare altre mesh, vediamo cosa posso mettere al posto della icosfera. Provo ad esempio una metaball, ovviamente poi la devo convertire in mesh, vado ad aumentare la risoluzione, la converto in mesh, applico un soft body e adesso proprio per curiosità io voglio vedere come viene. Vediamo se l'effetto può essere simile a quello di una sfera, dubito. Sì, vedo qualcosa, non è quello che voglio io. Ovviamente la metaball è l'ultima tra le opzioni che io devo scegliere, però ho voluto provare. Bocciata del tutto la metaball, era giusto per fare un esperimento. Ecco, qua si vede meglio. Proviamo anche per divertirci con un cubo, vado a suddividerlo un po' di volte. Giusto così, applico, gli do una shade smooth, tiro un po' più su, magari vado ad ingrandirla e vediamo l'effetto che ha. Giustamente prima applico un soft body, non ritocco i setting, lascio così com'è, play e vediamo come funziona. Questo potrebbe già andare meglio con il cubo suddiviso, però risulta ancora molto spigoloso, secondo il mio punto di vista. Poi do ancora un po' di subdivision.
anche se a livello visivo non ha quell'effetto ondulatorio dall'alto verso il basso morbido. Non lo vedo morbido, però magari sarà un mio problema. Sembra più che altro acqua increspata. Ecco, magari con un materiale di acqua increspata o acqua sporca potrebbe essere anche carino e divertente l'effetto, potrei provare. Però col materiale latte, come ho scelto io, volevo qualcosa di più liscio, più morbido. C'è sempre questo effetto grana, decisamente no, non mi piace. Cancelliamo questo, ultimo tentativo, vediamo se mi viene con un altro tipo di mesh. Quindi per me, per l'effetto che volevo ottenere, l'unica è stata l'UV Sphere. Quindi se volete farlo anche voi è molto semplice, mettete in campo due sfere, una al quale applicate un soft body e l'altra un collision. Impostate un'animazione su e giù per la sfera più piccola e sulla SZ proprio per andare a toccare la sfera sotto. Date una movimentazione a volte veloce e a volte lenta per poi avere questo effetto ondulatorio sulla sfera sotto. Spero di essere stata utile con questo video.